Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch dei vestiti. Questo glitch consiste nel buggare il giubbotto antiproiettile e non è come lo scorso metodo che vi ho portato qualche giorno fa, ma praticamente consiste nel buggare il giubbotto antiproiettile insieme a un gilet, quindi ragazzi sotto un gilet. Questo glitch funziona per tutte le console con la patch 1.27 e 1.30. Cosa dovete fare? Dovete recarvi in un qualsiasi negozio d'abbigliamento di GTA. Una volta fatto ciò dovete andare su parti superiori e andare su gilet. Dovete selezionare un gilet qualunque. Io vi consiglio di fare quello che faccio io, quindi mettere gilet blu chiaro, che sono sicuro che funzioni, perché se mettete un altro tipo di gilet potrebbe anche essere che non funzioni. Infatti non si buga con tutti i gilet. Una volta che avete scelto il gilet dovete premere il cerchio, quindi andare nel menu inventario e equipaggiare un qualsiasi giubbotto antiproiettile, in questo caso io quello nero che mi piace di più. Una volta fatto ciò dovete andare su parti superiori nuovamente e camicie sotto gilet. Come potete vedere, scegliendo tra quelle più basse, praticamente noterete che il giubbotto antiproiettile sarà buggato nella camicia sotto gilet, quindi nel gilet. E quindi ragazzi, praticamente potete fare questo glitch con alcune di queste camicie, perché come potete vedere alcune non hanno questo giubbotto antiproiettile buggato, magari spunta fuori un pezzettino ma non tanto. Quindi ragazzi, dovete scegliere la camicia sotto gilet giusta e anche il gilet giusto per fare questo glitch. Una volta che avete terminato il glitch, come potete vedere il mio personaggio sarà così, con il giubbotto sul gilet. Niente ragazzi, potete salvare il completo tra i completi salvati in modo che lo potete utilizzare quando e come volete. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Se volete potete entrare nella mia crew di Orco Verde, troverete il link in descrizione. Inoltre se volete aggiungermi il mio idolo online PS4 e Orco Verde, sempre scritto in descrizione. E da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!